sigla Good Italia. History Nights, la grande musica passa solo da noi. History Nights, sei pronto per entrare nel club più cool d'Italia? History Nights, great music! Sessanta, tra le proteste per i diritti civili, la guerra del Vietnam e un'ondata di assassini negli Stati Uniti, emerse un nuovo tipo di musica nera. Bastò una parola a definire questo sound appassionato, personale, immediato e politico: il soul. Ebbene sì, cari amici, un abbraccio e un saluto qua da Mauro Di Francesco, e oggi parliamo proprio del soul. E quindi avete ascoltato questa fantastica canzone e non si poteva non capire che oggi avremmo parlato proprio di questo genere musicale, che appunto nacque fra fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 60 e esplose forse a fine degli anni 60. Lei, insomma, questa cantante che abbiamo sentito era Aretha Franklin. Io ho voluto proprio farvi iniziare questa nuova puntata di Storia della Musica con I Never Loved a Man The Way I Love You, che in realtà dà anche il nome al nono album di questa cantante soul statunitense, di nome fa Aretha e forse di cognome Franklin, e pubblicato appunto nel 1967 dall'Atlantic Records, che diciamo è un'etichetta discografica, che fu fondata nel 1947 e che poi
portò avanti e produsse molti artisti soul in quegli anni. Questo è un album molto importante per la regina del soul, per la, diciamo, the queen of soul, perché diede proprio l'anno di svolta. Infatti lei stessa appunto proprio in questo anno, quando lei arrivò appunto a questa etichetta, l'Atlantic, e lei stessa proprio dice: "When I went to Atlantic, they just set me down at the piano and it started coming." E quindi proprio da lì iniziò ad arrivare, iniziò tutto, come dice lei, quando lei iniziò a sedersi appunto di fronte al pianoforte. Perché ricordiamo che lei è Aretha Franklin, oltre che essere una grandissima cantante, quella che probabilmente poi ha ispirato tutte le canzoni nere future soul R&B, perché poi ricordiamo che il soul poi è da questa canzone anche un po' lo possiamo notare, il soul nasce da e si fonde da attraverso molti stili musicali, fra cui anche il blues, appunto l'R&B, e probabilmente il rhythm and blues arrivano dentro il soul, e poi il gospel, assolutamente il gospel da cui parte, ma anche il jazz. Quindi troviamo veramente all'interno del soul, anche perché poi dal soul si arriva alla musica dance anni 70 e arriva proprio da lì, quindi tutta la musica dance anni 70, partendo anche dai Bee Gees, lo stampo e le radici arrivano proprio da questa magica da questa magica musica dell'anima, che è appunto il soul, che appunto è stato un termine essenzialmente usato per riferirsi a un tipo di musica che è stata appunto sviluppata in questi anni, negli anni 60, soprattutto da musicisti neri. Oltre a Aretha Franklin possiamo ricordare Donny Hathaway, Otis Redding, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Wilson Pickett, Stevie Wonder, sono solo alcuni dei nomi, ma ne troveremo altri. Quindi la musica soul è il risultato poi alla fine dell'urbanizzazione, della commercializzazione di alcuni generi come il rhythm and blues, di cui abbiamo già parlato in altre puntate. Blues, rhythm and blues, se vi ricordate, il blues delle città, il blues della, diciamo, più contadina. Abbiamo parlato di quello che il blues è stato, no? Per gli artisti e per la storia della musica, perché probabilmente il blues affonda ancora di più nelle radici profonde di tutta la musica che arriva dopo gli anni 50-60, perché poi il blues e il jazz, ricordiamo che negli anni 30 già c'erano, e probabilmente forse anche qualche anno prima. Termine appunto emerso per definire una serie di generi basati sullo stile R&B, dai gruppi orecchiabili e melodici sotto la Motown Records, di cui abbiamo già parlato. La Motown appunto è un'etichetta discografica che fu fondata a Detroit, nel Michigan, e in più di mezzo secolo di storia ha raggiunto un vasto successo internazionale. Motown assolutamente, anche perché poi lei rappresenta anche quello che è la musica, no, dance degli anni 70. E quindi abbiamo sotto una splendida base jazz soul, e quindi poi per arrivare a band guidate dai fiati della Stax Wolf Records, quindi esistevano veramente tante varianti all'interno della musica soul. E durante la prima parte degli anni 60 il soul rimase strettamente legato alle radici di R&B, ne parleremo poi durante la puntata. Tuttavia in seguito i musicisti spinsero la musica in direzioni differenti, spesso diverse regioni dell'America davano alla luce diversi tipi di soul. A dir la verità, poi in ogni genere musicale abbiamo veramente diverse sfaccettature, diverse tipologie, no? Come per esempio ci sono nella lingua, perché se è vero che la musica è un linguaggio, e voi pensate all'interno di una qualsiasi lingua nazionale quante sottolingue ci sono, cioè cosa vuol dire, quanti dialetti troviamo. Quindi è la stessa cosa, è l'espressione della musica, nella musica troviamo tanti dialetti, no? E quindi nei centri urbani come New York, Philadelphia, Chicago, la musica era concentrata sugli interventi vocali e produzioni molto morbide e melodiche,
e da qui nacquero. A Detroit la Motown si concentrò nel creare un sound orientato particolarmente sul pop, influenzato in parti uguali dal gospel, jazz, R&B, rock and roll addirittura. Nel sud invece il genere assunse tratti più duri, come ritmi sincopati, voci grezze e fiati squillanti. Tutti questi stili di soul dominavano le classifiche della musica nera degli anni 60 e spesso venivano proposte anche nelle classifiche pop, anche perché poi il pop ha preso anche molto, no? Il grande pop ha preso molto da dei voci soul. Tutti questi stili e ancora oggi, quando noi dobbiamo definire dei grandi cantanti, ci rifacciamo comunque alla musica R&B, alla musica soul, al jazz, al gospel, al blues, sicuramente, no? Quando dobbiamo fare un paragone, no? Di voci, no? Di estensioni vocali, di timbro, di colori, e ci riferiamo proprio a queste voci qui. Tutti questi stili di soul dominavano le classifiche, appunto, abbiamo detto. Verso la fine degli anni 60 il soul iniziò a frammentarsi. Quindi 1967, questo era un pezzo di Aretha Franklin, poi sentiremo anche del soul sicuramente agli inizi degli anni 60 e poi andremo avanti. Quando artisti come James Brown e Sly Stone scoprirono il funk, come altri artisti, pensate come poi il soul, dal soul si arriva al funk. E anche da qui, no? Poi arriva un altro genere di cui poi dedicheremo delle puntate. Funk è un genere musicale nato negli Stati Uniti a metà degli anni 60 da musicisti afroamericani, ma vediamo veramente l'importanza dei musicisti neri afroamericani, passatemi il termine. Quindi adesso, visto che oggi siamo in momenti in cui non si sa più dire, non sa più che termine usare, io intendo uomini, appunto, neri, sono stati veramente africani, afroamericani che poi arrivarono in America, sono stati importantissimi per la musica. E ragazzi, questi arrivarono magari studiando quasi nulla, portando veramente, gettando le basi e delle radici più profonde di tutta la musica che oggi noi abbiamo, e lo dobbiamo veramente a loro, quindi un grazie a tutti coloro che a tutti i neri che ci hanno aiutato ad avere la grande musica che poi è arrivata anche nel rap, nella trap, perché ricordiamoci che hanno avuto anche importantissimi nomi in questi altri generi come nel pop, e ricordiamoci che le più belle voci femminili, e non solo femminili ma anche maschili, sono nere, quindi attenzione, e quelle bianche che abbiamo avute poi ci ricordano sempre le voci nere. Come altri artisti si orientarono su nuove varianti, nonostante questa evoluzione del soul, questo non tramontò mai. Non solo risultò l'influenza di base per i gruppi R&B degli anni 70, 80 e 90, ma fu sempre ispirazione per i musicisti di tutto il mondo, che riproposero il soul tradizionale. Alcuni artisti soul, anche italiani, Zucchero, Giorgia, Mietta, Alex Baroni, probabilmente poi nelle prossime puntate ascolteremo anche un po' il soul italiano, Mario Biondi, ma lo stesso Marco Mengoni, Noemi, quindi lo stesso Mahmood, poi per non parlare di Mary J. Blin, ovviamente abbiamo detto Wilson Piquet, Joe Tex, Mariah Carey, la grandissima Mariah Carey, Marvin Gaye, quindi insomma, che poi arriva anche nel blues lui, Otis Redding, Etta James, ce ne sono veramente tantissimi, Sly and Family Stone, Simon Day, Smokey Robinson, Isaac Hayes, Al Green, The Four Tops, John Stone, abbiamo detto veramente tanti, ma li dobbiamo poi anche ascoltare, Billy Paul, David Ruffin, quindi ce ne sono, The Miracles, ne abbiamo veramente tantissimi. Allora, facciamo parlare la musica, e io direi passiamo un'altra bellissima canzone di Aretha Franklin, una di quelle che poi è stata anche ed è ancora tuttora una di quelle canzoni che si passa, che i DJ passano per quanto riguarda la musica anni 70, e quindi per quanto riguarda la dance anni 70, lei è sempre Aretha Franklin. Ovviamente il titolo ve lo dirò dopo, è sempre una canzone del 1967, magari il titolo potete già conoscerlo voi o andate a cercare. A dopo con il soul, la musica dell'anima.